Buongiorno a tutti, allora, anzi buonasera, visto che sono quasi le 11, è appena finita la partita, appena finita la partita dell'Italia, magliettina della settimana con la frase, adesso ve la lascio qua in sovraimpressione per un po', intanto vado avanti a parlare, perché l'avevo detto in sede di pronostico, secondo me quest'Italia in Olanda non perde, e infatti hanno fatto una partita tranquilla, devo dire. Primo tempo abbastanza arrembante, poi hanno trovato il gol, hanno gestito, hanno rischiato un attimino negli ultimi minuti. C'è stata una gran bella parata, se non erro, su De Jong di Donnarumma, col tiro al volo da dentro l'area che gliel'ha alzato in calcio d'angolo. Ma noi ci siamo mangiati l'impossibile. E ho bestemmiato dietro anche Hakim, perché all'ultima azione tu non puoi fare una roba del genere, salti il portiere, sei a porta vuota, appoggiala dentro. No, deve tirare la svergolata. E a momenti rischiamo di prendere il pareggio, però io l'avevo detto, quest'Italia per me con l'Olanda non perde e siamo andati a vincere. Il problema è che la Polonia è andata a vincere in Bosnia. E la prossima partita è Polonia-Italia, quindi è un'altra finalina, diciamo, un'altra partita da non perdere. L'anno scorso, o meglio, quando abbiamo giocato l'altra Nation Cup, se non sbaglio, con la Polonia abbiamo pareggiato e vinto, se non ricordo male, pareggiato in casa e vinto in trasferta. Serviva poco perché tanto era Portogallo-Polonia-Italia, quindi eravamo già secondi. Però vabbè, comunque, questa è. Perché comunque, primo tempo, subito sotto, attaccare, no, Immobile che calcia fuori, Insigne che calcia fuori, quell'altro che prova la mezza rovesciata da posizione favorevole e la spedisce al terzo anello. Cioè, abbiamo avuto tante di quelle occasioni, poi proprio all'ultimo minuto è arrivato alla testatona di Barella, che io, ridendo e scherzando in un articolo che ho fatto su Interlive, ho voluto, magari in maniera esagerata, magari in maniera troppo esaltata, paragonare Sensi e Barella ai nuovi Matteoli e Berti. Sensi non lo so se può diventare il nuovo Matteoli, ma Barella ultimamente, sia per i gol che segna, sia per la combattività che mette in campo, eccetera, potrebbe essere il nostro nuovo Nicolino, anche se forse Nicolino era un pochino, non lo so se era un po' più tecnico, perché anche Barella i piedini non è che ce li ha scarsi. Però poi fatemi sapere, gli interisti mi facciano sapere cosa ne pensano. Però quest'Italia sta crescendo bene e poi, tra l'altro, avevo detto, giocheranno probabilmente i, tra virgolette, titolari. Mancava Verratti, però il Locatelli, visto oggi, mi sa che ci sono i milanisti che si stanno mangiando tutte e 10 le mani per averlo mandato al Sassuolo. Mi sembra che il Sassuolo l'ha pure acquistato e si trovano lì un signor centrocampista. Adesso c'è. Il problema è che adesso abbiamo Locatelli, abbiamo Verratti e abbiamo Sensi, che praticamente tutti e tre si devono un attimino adeguare perché sono, non dico tre doppioni, però siamo lì. Poi c'è anche Jorginho che è tanta roba, perché non si vede, però lui c'è, lui quando è il momento, i primi 20-25 minuti. Non lo nominavano mai, dicevo, ma Jorginho gioca. Poi è entrato in partita e si è visto, è tanta roba anche lui. Barella, è inutile che vi dico niente. In difesa c'è poco da fare, saranno i due nonni bianconeri, però Chiellini e Bonucci sono tanta roba. D'Ambrosio un po' arruffone ogni tanto, ma poi ha salvato su Depay. Perché quando è arrivato quel cross basso lui è riuscito ad anticiparlo perché era lì da solo nell'area piccola, in zona area piccola, bastava che la toccava, andava dentro ed è l'anticipo secco del D'Ambrosione al momento giusto, nel momento giusto. Veniamo alla zona centrocampo, tanta roba, ve l'ho detto.
Ma veniamo poi all'attacco, perché vabbè, Zaniolo un po' ruffone e poi quella mezza rovesciata lì. Mamma mia, figlio mio, perché hai voluto provare la mezza? Vabbè che poi ci ha provato anche Depay nella ripresa a fare e gli è venuta una chiavica. Però su quel team falla scendere. No, vogliono fare i gol da fenomeni. Poi purtroppo se ha fatto ginocchio contro ginocchio, speriamo sia solo una botta, non si sia disintegrato il ginocchio un'altra volta, perché sennò sarebbe l'apoteosi della sfiga. E poi, come al solito, ci saranno le madonne di tutti, perché ecco, le partite in nazionale poi si rompono i giocatori, non bisogna farle, eccetera, cioè facciamole in estate. Capito, ragazzi, ma i giocatori devono andare in vacanza. Voi vorreste fare le partite a giugno delle nazionali, giocano a giugno, luglio, agosto, e poi il campionato quando lo iniziamo a settembre subito, no, anzi ad agosto direttamente, come finiscono la nazionale arrivano... Mi fanno tiè e si presentano a metà settembre ad andar bene. Purtroppo è sempre stato così e purtroppo capita. Spero che, mi auguro, tengono tutto in silenzio, diciamo, aspettiamo domani e vediamo cosa è successo. Speriamo nulla di grave. Comunque, Zaniolo, il suo l'ha fatto. Ciruzzo è Ciruzzo, Ciruzzo è Ciruzzo, perché ecco, io potrei paragonare Immobile con Lukaku. Sbattimenti, corsa, recupero palloni, torna indietro a prendere la palla, apre gli spazi, tutto quello che volete. Poi però anche lui ogni tanto sbaglia, sbaglia, sbaglia. Però, se non erro, il cross per Barella per l'1-0 l'ha fatto lui, o lui o Insigne, uno dei due. Si sono scambiati la palla loro due praticamente. Crossettino al bace, barellone nostro l'ha messa. E Insigne anche lui si corre, sbatte, salta l'uomo, punta, fa i tiri, continua con sti cazzo di tiri a giro, sti tiri a... Tira la mina bella di collo pieno sotto l'incrocio, che se il portiere la prende le mani gli vanno in porta, il pallone magari va fuori ma non c'ha più le mani. No, sempre sti tirettini da finò, scusate il termine, non diciamolo. Sti tirettini loffi, ecco. Morbidi, a giro. Che il portiere sono quelli che adorano i portieri, no? Perché volano e fanno la paratona plastica a deviare in calcio d'angolo. Gli tiri una mina, ci pensa due volte andare lì con le manine così. Poi la porta la centra, o se no la palla va fuori di tanto così, eh. Però più cattiveria. Poi lasciamo perdere King, che l'ultima azione, sei da solo, ha sbagliato la difesa, ti ha dato il passaggio giusto, sei in area, salti il portiere. Se devi solo appoggiarla in porta, no, ti fai la giravolta spaziale e la calci sul fondo. Alta e fuori, neanche almeno uno dice l'ha calciata leggermente alta, no, l'ha proprio svirgolata come una pippa. Però vabbè, dai, è giovane, si farà. Veniamo a quelli che sono entrati, perché vabbè, Chiesa poverino è entrato all'89esimo e 30, che quei cambi lì non li capirò mai al posto di Insigne. Cristante è entrato al 70esimo, 75esimo più o meno al posto di Locatelli, che ha fatto un'ottima partita. E Chine è entrato alla fine del primo tempo perché appunto si è fatto la bua Zaniolo. E pensavo fosse nulla di grave perché praticamente è stato uno scontro a centrocampo. E lui è iniziato a rotolarsi. Rotola, rotola, ho detto dai, alzati per piacere, non fare le scene. E poi invece poverina è uscito con le sue gambe, fortunatamente. Però quando c'è di mezzo il ginocchio, spesso e volentieri i giocatori escono lo stesso con le loro gambe. Però è un problema. Perché se ti rompi qualcosa non esci con le tue gambe. Se invece salta il solito ossicino malefico lì al ginocchio, c'è cioè il tendine o quello che è, camminare cammini, senti dolore, però
Spero che non sia nulla di grave, perché sennò veramente prendetelo e mandatelo a fare un mese a Lourdes, un mese a Medjugorje, perché non è possibile avere una sfiga del genere. Comunque, ottima Italia. Adesso la prossima sarà il 10 di ottobre, 11 di ottobre, quello che sarà, ne riparleremo a ottobre. 4 punti, primi in classifica, perché la Polonia è andata a vincere in Bosnia, se non sbaglio 2-1. E quindi in questo momento Italia 4, Polonia e Olanda 3 e Bosnia 1. Vedremo, la prossima è Polonia-Italia e poi ci sarà Olanda-Bosnia, Bosnia-Olanda, quello che è, e ne sapremo di più. Sicuramente portare a casa uno o due punti dalla partita di Danzica, perché si giocherà a Danzica, vorrebbe dire mettere già una bella ipotechina alla vittoria finale del girone, anche perché andare a giocarci la finalina con la doppia semifinale con 4 squadre abbastanza tostevoli è sempre un piacere, anche se conoscendo questi simpaticoni mi sa che punteranno ad arrivare secondi, così non hanno rotture di balle di dover giocare poi altre partite, che non è bello, poi ti stanchi, non è bello stancarsi. Comunque tra un mese ci sarà anche il sorteggione per le qualificazioni ai prossimi mondiali, quindi questa vittoria è importante perché ti fa recuperare ancora qualcosina sul ranking. Se non erro siamo 13esimi, quindi saremo in seconda fascia, non so se riusciremo a entrare in prima. Bisogna vedere anche quante sono le squadre, perché se sono 53 come penso, devono dividerle per 12, quindi entrare in 12esimi vorrebbe dire essere in prima fascia e avere magari un gironcino abbastanza abbordabile, a meno che non dividono le fasce in 5, e allora sono dolori, perché le squadre sono 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 10, quello che è, e quindi difficilmente ci entri, però intanto ci godiamo questa bella vittorietta meritata, bisogna dirlo, anche se negli ultimi minuti, dicevo, abbiamo sofferto un attimino, però se si guardano le occasioni che abbiamo avuto, questa è una partita che doveva finire 3-1 per noi tranquillamente, solo che se non la metti sono dolori. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, fatemi sapere voi cosa ne pensate della partita della nazionale italiana, se vi è piaciuta, se vi è piaciuta questa Italia e se siete un attimino ancora più soddisfatti del nuovo corso che sta dando Mancini con le nuove leve che stanno crescendo. Ciao!